Ciao amici, oggi vediamo una ricetta salata, golosa e sfiziosa che personalmente consiglio a tutte le mamme che hanno problemi con i fast food. Vuol dire quando i figli provano il fast food e poi non vogliono più mangiare niente altro. Esatto, vi capita mai? Sì, con Baby Squaletto. Da quando è andato con gli amici a mangiare al McFocus, vorrebbe solo quello. Ma quella roba è fritta, è piena di olio, di grassi, fa male. Infatti, per fortuna ho la soluzione perfetta. Sono i miei nuggets o schiacciatine a base di patate, mandorle e zucchine. Sono facilissimi da fare, veloci da preparare, si mettono in forno e sono pronti subito. Sono super golosi, credetemi. È una ricetta che ha inventato la mia amica Serena, grande chef vegana e crudista. Pensate che cucina personalmente per le star della moda come Jeremy Scott di Moschino quando viene in Italia. Questo l'ho già detto, ma sono così orgogliosa di lei che lo ripeto sempre. Wow, allora sarà una ricetta superstar! Certo, e se volete vederne tante altre, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tante nuove ricette. Iscrivetevi al canale con un click, attivate la campanella delle notifiche e cercate nelle playlist gli argomenti che vi interessano di più. Intanto, nella piccola i qui in alto, trovate la playlist con le ricette più golose del mio canale. Bene, ora vai Serena con la ricetta! Attenzione però, non dite che hanno lo stesso sapore, perché non è vero. Sappiamo tutti che il cibo industriale è fatto con insaporitori chimici non replicabili a casa, ma sono proprio quelli che vanno evitati. Quindi provate questa ricettina, condividetela con i vostri amici, sui vostri social e nei commenti fatemi sapere com'è andata. Simona, sono fantastiche! Le ho fatte e le ho messe dentro una scatolina del McFocus. A Baby Squaletto piacciono tanto. In descrizione vi lascio i link ai libri di ricette che io e Serena negli anni abbiamo scritto insieme. Sono tre: uno sulla cucina vegana e vegetariana, uno sulla cucina senza fornelli, cioè crudista, e uno con tante ricette dedicate ai germogli. Sono tutte facili e buonissime perché sono i piatti che io e anche lei mangiamo ogni giorno e a noi piace mangiare buono e sano. Perfetto! Allora ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ha ha ha!